Oggi abbiamo presentato i dati elaborati da IRES Roma Lazio dell'inchiesta nazionale sulle condizioni di lavoro curata dalla Fondazione Di Vittorio per la CGIL. Si tratta di un lavoro d'inchiesta che ha coinvolto migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori, con un approfondimento sulle condizioni di lavoro davvero di grande dettaglio. Emerge, come è anche immaginabile, la grande sofferenza del lavoro in Italia. Certamente la questione salariale, ma sappiamo di essere il paese che vanta questo triste primato di avere i salari più bassi della media OCSE e della media dell'Europa a 27. Le condizioni di lavoro riguardo all'aumento del tempo di lavoro con salari che restano fermi, la preoccupazione per il rischio di disoccupazione legata ai cambiamenti tecnologici, la domanda di formazione, quindi la domanda di investimento sul luogo di lavoro e su loro stessi, l'aspettativa di vedere migliorate le condizioni complessive in ragione anche alla salute e alla sicurezza. Quindi uno spaccato davvero autentico del lavoro in Italia. Quello che noi possiamo evidenziare, a mio avviso, a maggior ragione oggi, dopo che abbiamo visto anche i dati del voto alle elezioni europee, è che sta crescendo la separazione tra le persone che lavorano e la vita democratica. Questa è la vera emergenza. La democrazia costituzionale, la democrazia sociale, è la democrazia fondata sul lavoro. Se le persone che lavorano smettono di partecipare alla vita democratica, i fondamenti della vita democratica cadono. Se noi pensiamo che si può accontentare del voto del 49% delle cittadine e dei cittadini, vuol dire che abbiamo già accettato che la Costituzione su cui si fonda la nostra democrazia venga messa in mora, non solo attraverso la propria differenziale, ma rispetto proprio a quel rapporto profondo tra Costituzione e lavoro, tra democrazia costituzionale, sociale e lavoro. Quindi è indispensabile tornare a investire sul lavoro, restituire al lavoro soggettività politica e voce al lavoro. L'inchiesta restituisce le principali criticità del modello di sviluppo italiano, in particolare la questione salariale con i salari bassi, la precarietà, le difficoltà nell'organizzazione del lavoro in termini di intensità del lavoro, di carichi di lavoro, di bassa qualificazione. Uno dei problemi che emerge è certamente l'aumento del tempo del lavoro, che è stato conseguente alla crisi della pandemia, a cui non è corrisposto un aumento dei salari. Per un lavoratore su quattro, dopo la pandemia, ha aumentato il tempo di lavoro senza che sia aumentato il salario, ed anzi per il 5% questo salario è diminuito. Un'altra questione rilevante è quella relativa alla scarsa innovazione del sistema produttivo italiano. Il 40% delle imprese non investe in innovazione né in termini di tecnologie, di processi e nemmeno in termini di sostenibilità ambientale. E questa scarsa innovazione è correlata anche a condizioni di lavoro più difficili e a una maggiore esposizione ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto alla tutela della salute e sicurezza, un lavoratore su quattro dichiara che la propria azienda non fa abbastanza per le tutele e anzi è esposto a dei rischi per gli infortuni o le malattie professionali. Questa esposizione al rischio per la salute e sicurezza si correla all'innovazione delle imprese, per cui nelle imprese altamente innovative solamente, tra virgolette, il 9,5% dei lavoratori è esposto a dei rischi per la salute e sicurezza, mentre questa quota sale al 35%, quindi a un lavoratore su tre, per le imprese con bassa innovazione. Uno dei rischi che sono maggiori per le nuove generazioni, in particolare in termini di carichi di lavoro, di strutturazione dei turni, i lavoratori più giovani sono quelli che poi vengono messi a fare i turni più faticosi, i turni più difficili dal punto di vista della conciliazione. Per le donne invece emergono dei problemi relativi alla minore opportunità di poter fare carriera, ai salari più bassi, a una maggiore presenza di part-time, soprattutto di part-time involontaria. Lato emergono alcuni temi che sono consolidati per l'azione sindacale. Pensiamo alle priorità date ai salari, alla precarietà,
all'organizzazione del lavoro. Questi sono i temi con i quali il sindacato si confronta costantemente, con la contrattazione nazionale, con la contrattazione aziendale, con i referendum che sono stati proposti in questa fase. Al tempo stesso emergono delle sfide più innovative. La prima è quella di favorire la conoscenza stessa del sindacato. Il maggior motivo della mancata iscrizione, soprattutto tra i giovani, è che non si conoscono l'attività del sindacato. Credo che questo in generale si correli a una crisi della democrazia, a una minore conoscenza di quelle che sono le opportunità di partecipazione dei lavoratori alla costruzione del modello di sviluppo, alla costruzione della vita collettiva. Lo testimonia anche l'astensionismo, no, nelle ultime elezioni. Ci sono anche poi dei problemi relativi alla valorizzazione dei percorsi, in particolare delle nuove generazioni, quindi la importanza di riuscire a costruire delle strategie capaci di coinvolgere i soggetti più marginali nei cicli produttivi. Penso ai migranti, ai giovani, a chi sta in appalto, ai più precari. L'indagine conferma come nel Lazio le tante denunce che in questi anni abbiamo fatto siano condivise tra le lavoratrici e i lavoratori, cioè che il lavoro nella nostra regione è povero e con pochi diritti, quindi bisogna aumentare le retribuzioni e garantire e superare il precariato. Per questo noi siamo impegnati nel rinnovo dei contratti, ma siamo impegnati anche a livello generale per chiedere il cambio delle leggi sbagliate rispetto alla precarietà e chiedere anche investimenti sul welfare pubblico, perché lavoratrici e lavoratori hanno bisogno di un salario dignitoso, ma anche di servizi pubblici a partire dalla scuola, a partire dalla sanità, che siano efficaci. Ma dall'altra, le lavoratrici e lavoratori ci dicono anche di continuare a insistere per l'innovazione del rapporto di lavoro, in particolare per aumentare e governare al meglio le trasformazioni attraverso lo smart working, che sono un qualcosa che ha funzionato in momenti critici come quello della pandemia e che possono rappresentare un'innovazione importante. Dall'ultimo viene fuori una voglia di partecipare e di avere un ruolo. Per questo siamo soddisfatti anche del risultato che sta avendo la nostra raccolta firme per i 4 referendum per il lavoro tutelato e dignitoso. Nella nostra regione sono già più di 75.000 le firme raccolte e confidiamo nelle prossime settimane di riuscire a superare le 100.000. Questo perché abbiamo bisogno del sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori per cambiare le norme sbagliate e produrre risultati che cambiano concretamente la loro vita, rendendo il suo lavoro migliore ma anche sicuro.